Sta vuotando l'ufficio, riempiendo gli ultimi scatoloni. Dopo 20 anni, 21 anni e 5 mesi per la precisione, di lavoro e di vita a Sondrio, il vicequestore della Polizia di Stato Carlo Bartelli sta per lasciare il capoluogo alla volta di Verona, dove da lunedì 30 maggio assumerà l'importante e prestigioso incarico di dirigente della squadra mobile. Classe 1969, romano, laureato in giurisprudenza, Bartelli è arrivato a Sondrio nel gennaio del 2001. Qui ha assunto prima l'incarico di dirigente della divisione PAS e poi quello di dirigente della Digos. A novembre del 2001 ha assunto l'incarico di dirigente della squadra mobile. Con questo ufficio il dottor Bartelli ha portato a termine numerose attività di polizia giudiziaria che gli hanno consentito di ottenere molteplici premi e riconoscimenti. In questi anni di servizio a Sondrio, il vicequestore, oltre ad aver diretto la locale squadra mobile, è stato anche reggente della divisione anticrimine dal 2001 al 2011 e dirigente della sezione di polizia postale dal 2005 al 2012. 20 anni di squadra mobile, dice, significa raccontare una vita. Difficilissimo dunque tentare di riassumerli. Raccontarsi una vita di impegni investigativi, successi investigativi, nottate interminabili, a stretto contatto con una squadra di investigatori veramente di alto livello. Senza soluzione di continuità, si può dire, le azioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti. L'obiettivo nostro è stato sempre quello di frenare il più possibile lo smercio di stupefacenti in Valtellina, e le numerosissime operazioni lo dimostrano. Uno tra tutte, le ricordo di tanti anni fa, Alba Chiara, che vide contemporaneamente l'esecuzione di 37 misure cautelari. In questi 20 anni, tuttavia, anche in provincia lo spaccio è completamente cambiato. Si è passati dalle conversazioni telefoniche alle conversazioni telematiche. Oggi lo spaccio non è più svolto da gruppi locali come era un tempo, ma da organizzazioni criminali che gestiscono soggetti prevalentemente stranieri, spacciano al minuto e con una frequenza, una spregiudicatezza che un tempo non c'era. Per esempio, Sondrio in mano a soggetti di etnia, lo spaccio di soggetti di etnia nigeriana, mentre oramai la provincia è invasa da gruppetti di soggetti di etnia marocchina che spacciano prevalentemente nei boschi. Tra l'altro in zone e in comuni molto piccoli. A questo proposito, il dirigente della squadra mobile sottolinea una delle caratteristiche che più ha avuto modo di apprezzare dei valtellinesi, ovvero la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine, il non aver paura di segnalare ciò che si avverte come sospetto. Ripercorrendo questi anni di attività investigativa, Bartelli ricorda anche l'importanza del rapporto della polizia giudiziaria con la procura e le numerose indagini riguardanti i reati contro le fasce più deboli che hanno portato alla luce tante, troppe situazioni di violenza domestica. Alla domanda se stia per lasciare la fantomatica Isola Felice, di cui si continua a parlare quando ci si riferisce alla provincia di Sondrio, Bartelli si fa serio. La Valtellina e la Valchiavenna godono di condizioni di maggiore sicurezza rispetto ad altri territori, dice, soprattutto per la cultura della gente, per il suo comportamento corretto e difficilmente corruttibile. Ma attenzione alla criminalità organizzata. E qui si ritorna al tema dello spaccio di droga, quella, tanta e pesante, che circola anche tra le fasce più giovani e i cui proventi, guadagni enormi, appunto finiscono nelle casse della criminalità organizzata. Il rischio è che Sondrio, da buona piazza per lo spaccio, con l'avvento delle grandi opere, leggansi Olimpiadi e PNRR, possa diventare, per così dire, territorio appetibile per altri e del tutto illeciti interessi.